Uomini e donne, Emanuele Mauti senza veli, è polemica. Emanuele Mauti di Uomini e Donne posta la prima foto senza veli. Abbiamo conosciuto Emanuele Mauti a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore. Sul trono era seduta Sonia Lorenzini e lui si è presentato. Tra i due che è stato subito un ballo, la sua altezza e il suo fisico da giocatore di pallanuoto sono subito risultati visibili a tutti, anche a Sonia, tanto da definirlo bronzo di Riace. I due, dopo qualche esterna, sono usciti insieme dal programma. Lui non aveva più voglia di competere con corteggiatori che non riteneva alla sua altezza e ha abbandonato lo studio televisivo. Prontamente la Lorenzini lo ha seguito fuori e lo ha scelto. Il loro amore folle è giunto al capolinea poco fa e ognuno prosegue dritto per la propria strada. Ora torniamo a parlare nuovamente di Emanuele a causa di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Già da qualche giorno a questa parte il giocatore del Latina Pallanuoto stava facendo nascere la curiosità per la foto che avrebbe pubblicato sul suo profilo da lì a qualche giorno. Una sorta di countdown, quello dell'ex corteggiatore. Il giorno tanto atteso è arrivato e poco fa ha finalmente pubblicato una foto diversa dalle solite. Si tratta della sua prima fotografia senza veli. Emanuele è girato di spalle a guardare il tramonto. L'ingegnere informatico ha aggiunto una didascalia sotto questa foto, spiegando dapprima come è nata l'idea e poi aggiunge: "Personalmente sono fiero di aver realizzato questo scatto, una di quelle foto che un giorno, quando sarò vecchio, guarderò ridendo". Mauti poi continua: "Ripenserò a quanto nella vita non mi sia mai privato di far ciò che volevo, fregandomene dei giudizi altrui. E a quanto la mia determinazione mi abbia spinto a perfezionare ciò che la natura mi ha dato". L'ex corteggiatore spiega anche in retroscena di quello scatto, al freddo e completamente svestito. Inoltre, ironicamente, afferma: "Il sottoscritto declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati ai vostri dispositivi a seguito dell'eccessivo ed improprio uso dello zoom". Commenti positivi e negativi allo scatto di Emanuele Mauti. Questo scatto, diverso dai soliti shooting a cui è solito prendere parte Emanuele Mauti, ha suscitato diverse reazioni. Il popolo femminile ha molto apprezzato e ha anzi invitato l'ex corteggiatore a scattare una prossima foto frontalmente, altri invece non hanno apprezzato la didascalia scritta sotto la foto. Ma tutto questo papiro per giustificare una foto? Ma mettila e via, scrive qualcuno. A questo punto Mauti risponde: "Giustificare? E io non devo proprio giustificare niente a nessuno, in caso a mia madre.